Innanzitutto, per quanto riguarda il sottosegretario, volevo dirle che c'è l'esperienza dell'Arabia Saudita che ha capitalizzato il fondo sovrano con tutti i territori suscettibili di valorizzazione turistica che costituisce il patrimonio dello Stato al pari di, eh, delle giacenze finanziarie e quant'altro. Quindi, è un esempio probabilmente cui potremmo seguire come Italia eh, la, la parte virtuosa. Questo l'hanno fatto per facilitare la valorizzazione del patrimonio. Immobiliare da vocazione turistica, come ha detto l'amico Paolo, io ormai lavoro da 50 anni eh, fuori dall'Italia. e La nostra compagnia, io ho creato tre compagnie di crociera. Eh, attualmente abbiamo una compagnia di crociera che stiamo rilanciando, che si chiama Crystal Cruises, e una compagnia di viaggi che è la maggiore operante nel settore dei viaggi di grande lusso, che si chiama Abercrombie Kent. Con Abercrombie Kent abbiamo circa 50 uffici nel mondo. Quindi il nostro mercato di destinazione è tutto il mondo, Le, i nostri clienti sono prevalentemente eh, Inghilterra, Stati Uniti, Australia, paesi anglosassoni prevalentemente, che è comunque la grossa parte di quello che è il turismo di oggi. Molto interessante quello che ascolto perché eh, è la prima volta che si vede veramente una focalizzazione non soltanto a portare procedure. Eh, che facilitano lo sviluppo di eh, interventi turistici, ma anche soldi, perché il Ministero del Turismo è sempre stato senza portafoglio, quindi non poteva spendere una lira in passato. Invece il fatto che si possono accedere a finanziamenti ed altre fonti di sostegno per lo sviluppo di iniziative turistiche è di grande interesse. Eh, per dare un'idea, la Grecia ha stabilito delle procedure speciali tipo articolo 81 italiano per quanto riguarda la valorizzazione e la creazione di alberghi sopra una certa dimensione. Cioè si passa al di là delle competenze comunali o regionali e diventa un interesse nazionale il, la valorizzazione e la creazione di complessi turistici, proprio perché per loro il turismo è una delle componenti fondamentali dell'export e del PIL. Eh, è vero che l'Italia si orienta in questo senso, c'è grande consapevolezza da parte di questo governo sul fatto che, il turismo crea occupazione e crea imprese radicate nel territorio. Io credo che nel turismo più o meno il 90-95% delle aziende sia una conduzione familiare o comunque di piccole e medie dimensioni. E quindi è, una, eh, è anche un, un modo per eh, cementare la famiglia attraverso la, la comunione di un, di un bene che è l'impresa. Quindi questo è grande interesse, naturalmente il turismo sta galoppando, il fatturato rispetto al 2019 nel 2023 si orienta verso il 20-25-30% in più, l'Italia è una restituzione primaria, se uno vuole prenotare un albergo a Capri oggi è praticamente impossibile, è già tutto prenotato, qui l'opportunità è grande, città come Roma stanno creando finalmente strutture alberghiere in grado di accogliere una nuova eh, domanda di ospitalità a Roma e questo ci sarebbe da fare in tutto il territorio perché è veramente una grande opportunità io me lo auguro eh, per noi l'Italia come non so se conoscete un po' il mondo delle crociere il, il, la, il, come si dice, il bread and butter il pane e burro l'industria crocieristica e il Mediterraneo nelle stagioni primavera e estate e l'Italia è esattamente al centro, quindi se uno fa crociere nell'est mediterraneo o nell'occidente mediterraneo, comunque c'è l'Italia come cardine. Quindi è un posto dove i passeggeri arrivano, e imbarcano o arrivano e sbarcano. È di fondamentale importanza quindi creare le strutture ricettizie per le persone che arrivano e che partono, così come le strutture per le navi da crociera che in molti porti sono abbastanza precarie. E si potrebbe molto incrementare la, questa opportunità. Mi pare questo è il mio punto di vista, caro Paolo. È veramente di grande speranza con questa nuova disponibilità di interesse e di focalizzazione del governo e di risorse finanziarie che si riesca a dare un'ulteriore ondata di sviluppo. Sarebbe importante rendere maggiormente conosciute tutte queste opportunità al, agli operatori, perché evidentemente questa, la conoscenza di tutto questo è un po' un patrimonio. Riservato agli operatori italiani. Eh, se Remind riesce a rendersi portatrice di un'informazione più globale, potrebbe essere non male.